Thank you.
Pomodoro, elezione di Miss Graticolato 2009. Signore e signori, benvenuti nel Tempio della Bellezza. Buonasera a tutti. È davvero un piacere vedere che siete intervenuti così numerosi a questa serata. Questa serata che ha come protagonista, come ben avete visto, la bellezza. La bellezza di queste Miss che faranno da cornice a Miss Graticolato 2009. Io direi di proseguire questa serata col presentarvi alcune ospiti. Per me è davvero un piacere avere delle ex Miss, tra le quali anche Miss Graticolato 2004, Eleonora Sorato. Ciao Eleonora, per me è davvero un piacere averti qua con noi, anche perché sei l'unica Miss di Borgo Ricco ad aver vinto questo titolo. Mi ricordo ancora la tua emozione, hai già i lacrimoni, hai pianto anche quando hai vinto, è stato davvero emozionante. Poi da Miss Graticolato è stato tutto un'escalation, raccontaci Eleonora. Sì, poi da Miss Graticolato, Miss Italia sempre nel 2004 e poi sfilate, concorsi vari, sfilate importanti nel Triveneto e anche in altre regioni. E poi presentatrice nei programmi televisivi sulla 8 e su Sky, programma di calcio, programma di vacanze e ancora qua. E poi naturalmente, per non dimenticare, sempre lo studio, perché io, per me queste cose è sempre un hobby. Complimenti alla nostra Eleonora, oltre alla bellezza c'è anche tanta intelligenza. Eleonora, so anche che stai organizzando con Enrico e Massimo la sfilata a Sant'Eufemia, che è il tuo paese, il 28 di agosto, che tra l'altro la vincitrice di questa serata, Miss Graticolato 2009, di diritto parteciperà come modella alla vostra sfilata. Passerella per Eleonora Sorato. Ed infine abbiamo una grandissima ospite. È bellissima, ha 26 anni e risiede a San Michele delle Badesse, tra l'altro paese di Eleonora Pedronna. Partecipa alle gare, non alle gare di bellezza, ma alle gare sportive. Fa parte delle Fiamme Azzurre. Lo suo sport? Getto del peso, finalista alle Olimpiadi di Pechino 2008. Quest'anno terza classificata al meeting di Berlino con la misura di 19,15 e questo era il suo record italiano. Terza classificata ai Giochi del Mediterraneo a Pescara. Seconda classificata alle Universiadi a Belgrado, Giochi Mondiali Universitari. E si sta ovviamente preparando per i campionati mondiali che si svolgeranno a Berlino in agosto. Signore e signori, 9 record italiani. Pluridecorata, lei è Chiara Rosa. Bellissima la nostra Chiara, lasciati baciare. Ecco qua la nostra pesista da Borgo Ricco, 19,15 metri. Quanta forza c'è in questo corpo? Diciamo che è più o meno pari alla bellezza delle ragazze qui dietro. Che ne dite se facciamo fare una passerella anche alla nostra Chiara? Beh, ci vuole l'applauso del nostro pubblico, perché veramente sei brava. Io ti ho visto nei Giochi del Mediterraneo. Complimenti, ti auguro veramente di ottenere quello che vuoi, anche perché la partecipazione alle Olimpiadi c'è stata e penso che le Olimpiadi sia il sogno di tutti gli atleti, o no? Sì, beh, diciamo che è stato abbastanza importante, pesante. E stavo pensando, visto che sono venuta qua, la vincitrice, perché non viene in campo con me a Berlino? Tanto per capire come mi sento io in questo momento, perché, oh ragazzi, mi vergogno. Ma te vergogno di fare cosa? Vaga, dove è venuto che vaga? Guarda, sei fantastica, eccezionale, sei una donna semplicissima. Passerella per la nostra Chiara Rosa, 9 record italiani, pluridecorata, Chiara Rosa è da Borgo Ricco. Guarda, splendida e simpaticissima. Chiara, io so che
Al manco simpatica, dai. Eh beh, ti sembra poco, guarda che non è mica facile essere simpatica, sai. Per te, Chiara, c'è un omaggio da parte dell'amministrazione comunale. Invito l'assessore allo sport, il signor Samuele Peron. Buonasera, signor Peron. Innanzitutto, complimenti per le elezioni, ma prima direi di omaggiare la nostra Chiara Rosa. Questo è un omaggio per te, Chiara. Ora cedo la parola al signor Peron Samuele, assessore allo sport. Per me è un onore premiare una pluricampionessa qui da Borgorico. È il mio primo premio che do come assessore allo sport e per me è stato un grande onore. Grazie Chiara e in bocca al lupo a tutte le ragazze. Grazie a lei di cuore. Alle elezioni, dopo anni, siete riusciti ad emergere. Abbiamo finalmente, avete, perché ormai Borgorico non è più il mio paese, avete finalmente un sindaco donna. Viva le donne, finalmente le donne in politica. Finalmente sì. Così vi gustate anche l'occhio durante la giunta, vero? Brava. Complimenti al nostro assessore, io la invito a rimanere fino alla fine della serata. Grazie di cuore, grazie ancora a Chiara Rosa, ovviamente un in bocca al lupo per i tuoi allenamenti. Grazie Chiara, grazie. Signore e signori, i riflettori cadono tutti sulle nostre miss e iniziamo dalla numero 1. Vi presento Jessica Bassan. Jessica ha 18 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. Jessica Bassan con il numero 1. Continuiamo con la numero 2. Lei è Elena Pillan. La nostra Elena è giovanissima, ha 16 anni ed è del segno zodiacale della Vergine. In passerella Elena Pillan con il numero 2. E proseguiamo con l'aspirante Miss numero 3. Vi presento Valentina Celi. Valentina è una diciottenne del segno zodiacale dell'Acquario. Valentina Celi in passerella con il numero 3. E poi ancora vi presento la bellezza della numero 4. Sto parlando di Federica Guglielmi. La più giovane del concorso, 15 anni, segno zodiacale Capricorno. Federica Guglielmi con il numero 4. E sempre in abito elegante sfira l'aspirante Miss numero 5. Vi presento Lisa Bano. Lisa è una diciassettenne del segno